Ancora dallo stadio di Castel del Piano, questa sera presentiamo un altro giocatore che fa parte della nostra nuova campagna acquisti, Ignazio Marco, 94, la punta, un ragazzo che abbiamo preso da Rivolla, anche lui viene come Bruno da Rivolla, un ragazzo di cui si parla molto bene, ha grandi qualità. Lo scorso purtroppo ha avuto una stagione non molto fortunata perché si è fatto male all'inizio del campionato, però sicuramente arriva a Castel del Piano con le credenziali di un giocatore che sarà sicuramente in grado di fare la differenza in questo campionato. Marco, allora questa nuova esperienza a Castel del Piano, che ne pensi? Sì, sono molto felice, ho conosciuto tutti i ragazzi, mi trovo molto bene per ora, speriamo di fare un bel campionato. Dai. Che condizioni ti senti, Marco? Per ora bene. È un anno che sono fermo, però sto bene, dai, abbastanza bene. Poi ancora c'è un mese prima dell'inizio del campionato, quindi speriamo bene, dai. Ma sicuramente, insomma, noi ti vogliamo, ecco, pimpante, un giocatore che in uno stadio come il nostro, con gli spazi a disposizione, sono convinto che dentro un'organizzazione di gioco che l'allenatore sicuramente sarà in grado di dare, insomma, sei uno che può mettere in difficoltà veramente gli avversari, questo è, credo fa parte un po' del tuo DNA da punta, sei un ragazzo che nelle giovanili ha fatto molto bene, quindi speriamo di continuare. Ecco, con delle credenziali ottime, è un ragazzo sempre giovanissimo perché Marco è del 94, quindi è un ragazzo di 21 anni, insomma l'ambiente è quello che in parte conosci, no? Sì, perché sì. L'amico Bruno... Samuele, forse no, Samuele, sì, Samuele lo scorso l'hai conosciuto sempre a Rivolla, sì, comunque ho conosciuto anche gli altri. Insomma, sono felice, dai, ecco, sei felice, sì. Quindi vediamo un po' su con questo vecchio bomba in Buscelli, quello che riuscirà a fare accanto a lui, sicuramente avrai modo anche così di imparare un po' di mestiere, sì, certo, dice, no? un po' di malizia che sicuramente serve. Bene, noi facciamo veramente un grande bocca al lupo a Marco Ignazio e speriamo di averlo qui presto, dopo le partite in cui avrà sicuramente messo il segno della sua zampina d'oro e per le interviste di fine partita. Grazie Marco, grazie a voi. E come si usa sempre dire, noi nel nostro motto che lega chi è fa parte di questa società, forza Neania. Forza Neania. Grazie a tutti. Grazie.